Il brano che oggi commentiamo non ha avuto una vita facile. Per secoli nessuna comunità l'ha voluta. Alla fine questi 11 versetti hanno trovato ospitalità nel Vangelo di Giovanni, ma in realtà il brano è di Luca. E lo stile, la tematica, la grammatica sono di Luca. E se infatti lo togliamo da Giovanni, vediamo che la narrazione di Giovanni fila più liscia, e se al contrario lo inseriamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 21, al versetto 38, vediamo che quello è il suo contesto. Beh, perché questo brano non ha avuto vita facile? Ancora Sant'Agostino si lamentava che alcuni lo toglievano dai loro Vangeli per paura di che cosa? Che l'atteggiamento di Gesù nei confronti dell'adultera, perché di questo si tratta, il perdono dell'adultera, le parole di Gesù d'ora in poi non peccare più, fosse come il permesso di peccare. Ma vediamo questo episodio. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, termine che non appare mai nel Vangelo di Giovanni, ma non mattino, ma all'alba, ed è importante questa indicazione dell'Evangelista, si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Quindi c'è un'adesione del popolo a Gesù, un'adesione che irrita la casta sacerdotale e i leader spirituali. Egli si sedette e si mise a insegnare. L'insegnamento di Gesù non è basato sull'osservanza della legge, ma sull'offerta del suo amore. Per questo il suo insegnamento non viene imposto, ma offerto. La reazione qual è? Allora gli scribi, ecco il termine scriba, scribi non appare mai nel Vangelo di Giovanni, e i farisei come reazione a questo entusiasmo della folla che ascolta Gesù, e se ascolta Gesù non può più ascoltare loro, gli congegnano, gli preparano una trappola. Gli condussero una donna sorpresa in adulterio. E per comprendere l'atteggiamento dei farisei e la situazione, ricordiamo che il matrimonio in Israele si compone di due tappe. La prima è lo sposalizio, quando la ragazza ha 12 anni un giorno e il ragazzo ha 18 anni. Poi, dopo, e si tratta della contrattazione del valore della sposa, il pagamento della dote, poi ognuno torna a casa sua. In questo periodo non è consentito avere alcuna relazione sessuale. Un anno dopo sarà la sposa che viene portata in casa dello sposo e avvengono le nozze. Ebbene, la legislazione prevedeva che se la donna era adultera, era scoperta in adulterio, nella prima fase del matrimonio, veniva lapidata, se era nella seconda strangolata. Quindi qui abbiamo una donna, nel senso di una ragazzina tra i 12 e i 13 anni, sorpresa in adulterio. E dissero a Gesù: Maestro, ecco l'ipocrisia delle persone religiose, loro non vogliono imparare, hanno teso una trappola, vogliono condannare. Questa donna è stata sorpresa in flagrante, ecco il perché dell'alba, quindi era un agguato premeditato, probabilmente avevano degli indizi, in flagrante adulterio. E loro si rifanno alla legge. Il tema di questo brano è quale Dio, in quale Dio credere? Nel Dio legislatore, quello che stabilisce le leggi e le punisce con la pena di morte, o il Dio creatore, quello che crea la vita e l'ama e la difende a oltranza? La legge a noi ci ha comandato di lapidare donne come questa. È profondo il disprezzo. Tu che ne dici? Non è una richiesta, è una trappola. Come Gesù risponde, si danneggia. Se Gesù dice, e va bene, lapidatela, tutta questa grande folla che ha sentito in lui un messaggio nuovo d'amore e di dolcezza lo abbandonerebbe. Se invece dice, no, lasciamola, siamo nel tempio, c'è la polizia, e Gesù verrebbe subito arrestato. L'Evangelista, ripeto, è Luca, non Giovanni, dicevano queste per non metterlo alla prova, ma per tentarlo. Il verbo tentare nel Vangelo di Luca appare tre volte, la prima volta è stata nelle tentazioni del diavolo, quindi queste persone tanto pie e tanto spirituali in realtà sono gli emissari e strumenti del Satana, del diavolo, per avere motivi di accusarlo. Quindi vogliono eliminare Gesù. La reazione di Gesù è sorprendente. Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Perché Gesù scrive per terra? La risposta ce l'abbiamo nel profeta Geremia, il capitolo 17, al versetto 13, dove il profeta scrive: O speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, ecco, scritti per terra, una maniera per indicare che sono già polvere, cioè sono già nel regno dei morti, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Chi non ama rimane nella morte, chi nutre sentimenti di morte è già morte. Allora l'azione profetica di Gesù di scrivere per terra indica che li scrive nel regno dei morti, sono già dei morti.
Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato? Getti per primo non la pietra, ma una pietra contro di lei. L'Evangelista si rifà alla maniera di eseguire le condanne per lapidazione. Il condannato, in questo caso la condannata, veniva posta in una fossa, veniva gettata in una fossa e uno dei testimoni dell'accusa doveva lanciare una pietra per colpirla al cuore e normalmente questa pietra la uccideva, era una pietra abbastanza pesante. Quindi Gesù dice: chi se la sente di ammazzarla, chi è senza peccato, esegua la sentenza. Quindi si tratta di eseguire la sentenza. E Gesù, chinatosi di nuovo, scrive l'Evangelista, scriveva per terra. Si vede che la lista era lunga. È interessante in tutto questo che c'è un'assenza. L'uomo dov'è? La legge, il libro del Deuteronomio, queste sono persone zelanti della difesa della legge, prevedeva che in caso di adulterio anche l'uomo doveva essere condannato e lapidato. Ma l'uomo in questo caso non c'è. L'uomo la scampa. In una legge fatta da maschi, gli uomini hanno sempre la possibilità di scamparla. Quindi Gesù si china di nuovo e scrive per terra. Quelli udito ciò se ne andarono uno per uno. All'inizio erano compatti quando si trattava di accusare. Adesso che si tratta di scappare, se ne vanno via alla chetichella uno per uno, cominciando dai più anziani. Questo anziani non significa i vecchi. Il termine greco presbitero indica i componenti del Sinedrio, il massimo organo giuridico di Israele. E lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Ed ecco l'atteggiamento sorprendente e scandaloso che le comunità cristiane non hanno accettato di Gesù. Allora Gesù si alzò e disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? E la rispose: nessuno, Signore. Agostino, commentando questo brano, un'espressione bellissima, dice: rimangono la misera e la misericordia. Ed ecco Gesù, l'unico nel quale non c'è peccato, che le dice: neanch'io ti condanno, vai d'ora in poi non peccare più. Gesù non perdona la donna è già perdonata, ma Gesù le comunica la forza per tornare a vivere. Ebbene, questi 11 versetti scandalosi, per secoli nessuna comunità li ha voluti e forse ancora oggi è difficile da comprendere questo perdono e questa accettazione e quest'amore da parte di Gesù.